È la quarta edizione di una mostra che ha sempre più successo e siamo convinti che abbia un ruolo molto importante questa mostra nel nostro territorio. La cosa bella sono 52 artisti del nostro territorio, sono professionisti, docenti della Scuola di Scultura di Dublino, ma anche giovani alla prima mostra. L'importante è anche avere dei ragazzi giovani che portano un messaggio nuovo e anche non professionisti. È un modo anche per tenere aperto il Palazzo dei Principi tutte le sere fino a settembre, perché la mostra chiuderà il 3 settembre. E questo ha quindi un obiettivo anche, oltre che culturale, essendo una mostra d'arte, un obiettivo turistico, 6.200 presenze l'anno scorso. E il palazzo è aperto la sera, probabilmente qualcuno entra anche per curiosità per vedere il palazzo di sera e quindi poi vede una mostra che secondo me è molto bella e di qualità, è curata dal maestro Giulio Serafini, che ha fatto un ottimo lavoro anche quest'anno, 4 edizioni. Ogni anno è sempre nuovo, ogni volta che vengo a Carpegna e inizio sto percorso rasetto tutto, perché è una scommessa ogni anno arrivare alle ore 18 del giorno dell'inaugurazione con la mostra equilibrata, e qui ne abbiamo tante di opere. Gli artisti non sono di livello mondiale, ma io scelgo artisti e li complemento, soprattutto in questo palazzo il blocco diventa una cosa magica, un contenitore di emozioni che devono trasmettere al pubblico che viene qualcosa, non è il singolo individuo. Lavoro nel mucchio, come primo detto di sotto, artisti giovani, artisti professionisti, naif, di tutto, di più. Per noi è un evento basilare nel calendario estivo, la mostra dura tutto il mese d'agosto e arriva fino al 3 di settembre, sarà aperta tutti i giorni e dà la possibilità di esporre a tanti artisti appunto del Montefeltro o che comunque sono legati al Montefeltro. È una mostra molto importante e secondo me anche di una qualità molto alta, molto alta. Altro obiettivo? Questo non è un obiettivo secondario, noi vogliamo, siamo diventati ormai da tempo, c'è stata una vecchia mostra più importante che si chiamava Artisti della Carpegna, Artisti della Carpegna, per qualche anno si è fermata, l'abbiamo ripresa come assessorato alla cultura e l'abbiamo denominata Artisti del Montefeltro. Quindi qual è l'altro obiettivo? Punto di incontro di tutti questi artisti, che non esiste un punto di incontro dalla costa a Urbino fino a noi, Urbino a 50 km, e quindi anche questo è un obiettivo importante.